oggi è veramente una giornata uggiosa. Bene. Buon salve a tutti e ben ritrovati sul canale, oggi con una nuova puntata di A Gothic Tale. Finalmente ci troviamo qui riuniti per celebrare uno dei capisaldi della letteratura, sicuramente uno dei massimi esponenti della letteratura gotica, ma anche il precursore di quella fantascientifica. Niente poco di meno che Frankenstein di Mary Shelley, un libro che ad oggi è ancora studiato, apprezzato, letto e divulgato. Viene sezionato, analizzato per cercare di comprenderne la natura misteriosa e l'essenza. Prima di iniziare però volevo mostrarvi una cosa, già che ci troviamo nel video che parlerà per l'appunto di Frankenstein e della creatura, vi faccio vedere questo segnalibro che mi è stato inviato da Elena Palazzi. Ovviamente il soggetto l'ho scelto io, lei è una grafica e il suo progetto si chiama Graficamente. Vi lascerò ovviamente tutti i link giù nell'info box. Mi faceva piacere mostrarvelo perché secondo me ha fatto un bellissimo lavoro e quindi io adesso terrò il segnalibro di Frankenstein con il volume che possiedo io, la mia edizione, che è questa qui vecchia di Mondadori ed è stupenda. Secondo me, guardate, anche i colori si adattano benissimo a questa coppia, quindi se vi va di guardare i suoi lavori potete trovare il link giù nell'info box, cercarla su Instagram perché è veramente in gamba. Ritornando a noi, Frankenstein è uno di quei libri sicuramente singolari, sia per quanto riguarda la sua origine che per i temi trattati. Nasce infatti intorno al 1816, la prima pubblicazione sarà del 1818, mentre una seconda edizione, ovviamente modificata, sarà ripubblicata nel 1831. Scritto quando la Shelley aveva all'incirca 18 anni, ha un'origine, come vi dicevo, molto peculiare. Una genesi legata sicuramente anche ad altre figure del panorama letterario dell'Ottocento e ad altri romanzi, racconti e poemi nati proprio in quegli anni, anzi in quell'anno, ovvero il 1816. L'estate del 1816 segnerà per la storia della letteratura un cambiamento veramente epocale e questo romanzo risulterà esserne uno dei protagonisti. Nascerà grazie ad una sfida letteraria indotta, proposta da Lord Byron, un grande letterato inglese di quegli anni, che volle mettersi in gioco e mettere in gioco i suoi colleghi, compagni, per scrivere assieme dei racconti del terrore, dei racconti di fantasmi. Per avere qualche informazione in più sull'estate del 1816, sugli avvenimenti di Villa Diodati, sui personaggi presenti in quelle giornate, vi rimando ad una puntata precedente di A Gothic Tale, che è quella su Il vampiro di John William Polidori, perché lì, insomma, approfondisco maggiormente questa vicenda. Quindi se vi va di conoscere nello specifico l'origine e le leggende attorno a questo romanzo e ad altri, vi consiglio di andare a recuperare quel video lì. Io vorrei partire però dal sottotitolo di questo libro, che è Il moderno Prometeo. La Shelley infatti fa riferimento alla cultura classica, ai miti classici. E perché? Chi era Prometeo? Prometeo era un titano che viene definito quasi come un amico dell'umanità, perché con l'ingegno è riuscito a gabbare in un qualche modo Zeus, rubandogli il fuoco della vita e donandolo agli uomini. Prometeo fa un regalo veramente importante all'umanità, perché non solo regala la vita grazie a questo elemento primigenio, il fuoco, regala la vista, quindi il poter vedere, un po' come il mito della caverna di Platone, se avete presente. Quindi Prometeo non farà altro che dare quell'input, quella fiamma al progresso, alla conoscenza. Viene anche definito come colui che diede la possibilità all'uomo di iniziarsi alla scrittura. Quindi è sicuramente una metafora importante che in questo libro, diciamo, si tramuterà
in un qualcosa di ancora diverso. Nel racconto della Shelley simboleggia la libertà di donare vita ad una creatura morta, un compito che fino a quel momento era affidato solo ed esclusivamente a Dio. Un Dio che in quegli anni veniva visto troppo lontano, un Dio che non poteva esaurire comunque tutte le domande che l'umanità continuava a porsi, e perciò cosa fa? Si mette al centro, decide di diventare egli stesso creatore di vita. Quindi il dottor Frankenstein, ovvero lo specchio della società, vuole in un qualche modo anche sfidare Dio. Dobbiamo ricordarci che ci troviamo comunque in un'epoca molto particolare, che rappresenta uno dei crocevia più importanti della storia dell'umanità. A livello di scoperte tecnico-scientifiche, sicuramente è stata un'epoca importantissima. Ci sono state molte rivoluzioni, quindi il XVIII e il XIX secolo hanno rappresentato comunque un flusso continuo di novità, di scoperte che, sebbene apportarono all'umanità del positivo, quindi ovviamente come intendeva fare il positivismo, dare luce, lustro a tutte quelle zone grigie, d'altro canto hanno portato tanta inquietudine, terrore per il nuovo, per tutto quello che stava avvicinandosi, perché è troppo violento, troppo veloce. Molte correnti scientifiche andavano un po' alla deriva e infatti iniziarono a crearsi dei movimenti che possiamo definire scientisti. In quegli anni iniziava a nascere il galvanismo, che era quella sorta di attività che tentava di riportare in vita per l'appunto delle creature morte mediante l'energia elettrica. Quindi ovviamente Mary Shelley non ha inventato totalmente tutta l'idea di base del romanzo, ma è riuscita a rielaborare tutte quelle sensazioni, quel senso di oppressione da parte dei nuovi strumenti, delle nuove tecnologie attraverso il suo romanzo. Infatti sul finire del Settecento queste correnti hanno condizionato tantissimo il pensiero di molti scienziati e di tanti intellettuali, ed è per questo che diversi circoli di letterati si ritrovarono a discutere nei riguardi di queste tematiche, ed è per questo che ritroviamo proprio in quegli anni un rifiuto di questo tipo di società. Quindi abbiamo ovviamente i racconti gotici, abbiamo i bohemien in Francia, successivamente anche la scapigliatura italiana in un qualche modo ha avuto un ruolo in questo caso. Così nascerà il romanzo Frankenstein. Frankenstein, che di solito si confonde con la figura del mostro, è in realtà lo scienziato, il creatore che darà vita a quest'essere abominevole, deforme, perché costruito con una miriade di pezzi di corpi umani già morti. Un individuo che verrà abbandonato dal suo creatore non appena apre gli occhi, proprio perché è un essere aberrante. Qui si nasconde il punto chiave del romanzo, secondo me, ovvero la scoperta, in questo caso, di tutte quelle che sono le paure umane che vengono affrontate comunque dal mostro stesso, ovvero l'abbandono, la solitudine, la malinconia, la paura del diverso che come tale genera terrore. Quel mondo inconosciuto della realtà che in un qualche modo genera anche il pregiudizio, e quindi in questo caso ci troviamo davanti ad un romanzo molto attuale. E vi spiegherò adesso perché. Questo è un romanzo con una struttura più o meno classica, in quegli anni si andava delineandosi questo tipo di narrazione, ovvero un romanzo epistolare che si trasformerà in un romanzo di confessione. Abbiamo quindi la figura del dottor Frankenstein, prima uomo di scienza, uomo di bontà, che si sdoppia creando questo mostro e abolendolo dalla sua vita. D'altro canto troviamo invece la figura del mostro, cioè che cercherà in tutti i modi di dimostrare quello che è veramente, perché non gli è stata data l'opportunità. Abbandonato dal dottore, dal suo Dio, da colui che ha voluto giocare a fare Dio, non farà altro che andare in giro per tutto il mondo
commettendo delitti. E sebbene la creatura durante tutto l'arco della sua esistenza commetterà dei crimini inammissibili, la Shelley fortunatamente ci permetterà di conoscerla in tutta la sua struggente umanità. Il capitolo 10 è l'introduzione a quello che sarà il monologo della bestia ed è qui che possiamo capire, conoscere qual è stata la sua reale esistenza. Il mostro racconterà la storia del suo creatore, ma io voglio leggervi dei piccoli passi che secondo me sono utili a comprendere la natura dell'opera. Victor Frankenstein dice alla bestia, quando la incontra, «Vattene, liberami dalla vista della tua forma detestabile». «Così te ne libero, mio creatore», disse, e mi pose sugli occhi le mani odiose che allontanai con violenza. Così ti tolgo dagli occhi una vista che detesti, tuttavia puoi ascoltarmi e concedermi la tua compassione. Il mostro, quando è stato abbandonato, non aveva alcuna idea di cosa fosse il mondo. Negli anni a venire imparò a leggere, imparò a scrivere, imparò ad avere coscienza dell'altro, nonostante fosse comunque una creatura disperata e sotto un certo aspetto anche cattiva. È per questo che nel capitolo 11 inizierà a raccontare la sua storia dicendo «Sono infelice» e chiede aiuto al suo creatore. «Tuttavia è in tuo potere aiutarmi e liberarmi da un male che solo tu puoi evitare di rendere così grande. Abbi compassione e non disdegnarmi, ascolta la mia storia. Quando l'avrai sentita, abbandonami o compiangimi, come ti parrà più giusto, ma ascoltami». È importante l'ascolto in questo caso, è importante perché ci troviamo, se vogliamo attualizzare il libro, in un periodo in cui non si ascolta più, in un periodo in cui tutto ciò che crediamo vero lo apprendiamo da tanti filtri, che è sempre stato più o meno così, anche la parola dell'uomo, anche la visione di una persona è un filtro, però non apprendiamo più tramite l'ascolto reale di una storia. Ad oggi c'è tanta omofobia, xenofobia, si fa leva su delle paure, su alcune paure dell'essere umano che però sono infondate, la paura del diverso, di colui che viene per rubarci il lavoro, se vogliamo fare una parafrasi molto generale. È un libro che sicuramente è attualissimo, un libro che dovrebbero leggere tutti, io mi azzarderei a dire, perché non è collocabile in un unico genere, non è un volume che deve essere letto solo dagli appassionati del gotico, dell'horror, è un libro onnicomprensivo che riesce ancora ad oggi a spiegare qual è la reale natura di un essere umano. Come dicevano in American Horror Story, ovvero All Monsters Are Human, beh, questo lo diceva tanto tempo prima, e purtroppo per quanto ci sia male sulla terra bisogna imparare ad aprire gli occhi, a pensare che non tutti quanti vogliono il male delle altre persone e che quindi questa creatura aveva tutto il diritto di essere felice, ma per via di una sua diversità è stata abbandonata, è stata gettata in pasto all'oblio dal suo stesso creatore. Questa è stata per me una lettura molto importante, imprescindibile. Sono contenta di averla fatta in tempi non sospetti, a dire la verità, cioè quando ancora non avevo il canale, è stato veramente molto tempo fa, e ho avuto quella possibilità di assaporarlo in quanto lettrice, in quanto consumatrice. Fatemi sapere se voi l'avete già letto, ad ogni modo trovate il link giù nell'info box per poter raggiungere questo libro su Amazon, magari vi lascerò anche qualche informazione in più, trovate tutti gli altri link dei miei social network ovviamente assieme agli altri. Noi ci rivediamo nel prossimo video, a presto, ciao!